Sarà un autunno di grande impegno su temi fondamentali, quello che aspetta l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, il Parlamento regionale che appunto si preoccupa di costruire una legislazione appropriata per i propri cittadini. Su due grandi fronti è impegnato proprio in queste settimane il nostro lavoro. Il primo è quello della legalità. Recentemente l'Assemblea regionale ha approvato una legge per la promozione della cultura della legalità, che non è però solo un fatto culturale o di prevenzione o di lancio di un segnale d'allarme, ma vuole essere una legge fatta di provvedimenti concreti. Costruiremo un bando per finanziare nuove prassi e soprattutto per sostenere un aspetto molto importante, quello che le nostre imprese, per essere messe in condizioni di concorrenza vera, per essere messe in condizioni di mercato vero, non devono subire l'aggressione della criminalità in qualunque forma si presenti. Anche la concorrenza sleale è criminalità, anche la richiesta o il prestito di denaro in condizioni non di trasparenza e illegalità. Insomma, con questo progetto di legge tentiamo di fare fronte a questi problemi che in un momento drammatico come la crisi occupazionale ed economica attanagliano la nostra regione. E un secondo grande aspetto, quello della semplificazione. Le commissioni stanno lavorando su un progetto di legge che ha l'obiettivo di rendere la vita più semplice, più facile ai cittadini, alle famiglie e alle imprese. Sarà approvato nelle prossime settimane e poi ci sarà l'approdo in aula. Ecco, su questo tema io credo che sia fondamentale fare un passo in avanti. Anche qui non solo una legge che sia affermazione di principio, che si preoccupi di vedere tutte le procedure della regione come possono essere semplificate, ma nel concreto un salto di qualità, che vuol dire che se oggi il nostro rapporto con la pubblica amministrazione, con i comuni, la provincia, la regione è fatto di certificazione, autorizzazione e poi rilascio della concessione, noi dobbiamo fare un nuovo patto di fiducia con i cittadini e con le imprese, che sia fatto di due grandi momenti, la certificazione e il controllo. Cercare di superare questo elemento autorizzatorio che fa passare il tempo e a volte anche la voglia di fare le cose. Tante imprese non possono sopportare 2, 3, 4 mesi per il rilascio di un'autorizzazione. Ecco, rivedere le nostre procedure vuol dire proprio questo: fidarsi dei cittadini delle imprese, chiedergli un'autocertificazione su ciò che fanno e sulla base di quello che ci dicono andare a controllare che sia vero, senza però fare passare il tempo in mezzo. Questo sarebbe un grande cambio di approccio, di mentalità e di cultura, anche perché non c'è nulla da fare in questa fase di difficoltà economiche e di risorse, in cui anche la regione avrà meno risorse per i propri cittadini. Possiamo fare solo una cosa: mettere nelle condizioni tutti, famiglie e imprese, di lavorare meglio, con tempi più brevi e con più competitività e capacità di concorrere sul mercato. Per questo saranno mesi di lavoro molto intenso, che vogliono ridisegnare un po' una regione che funzioni in maniera anche un po' più snella, più veloce e più rispondente ai bisogni dei nostri cittadini.